quando una menzogna si ripete tante volte, poi alla fine diventa verità. Silvio Berlusconi è una persona onesta, onesta. È così! Lui ha la proprietà delle sue aziende, ma non incide minimamente su quello che le sue televisioni dicono e fanno. Non si tratta di scandalo, si tratta di disinformazione. Possono morire. Berlusconi fa quello che mi pare. Credo di essere di gran lunga il miglior presidente del Consiglio che l'Italia abbia potuto avere nei 150 anni della sua storia. Quando una menzogna si ripete, non c'è assolutamente paragone tra quello che ha fatto e sta facendo questo governo e quello che hanno fatto i governi di De Gasperi. Ed è per questo, credo, che mi attribuiscano il 68,4% di fiducia e di ammirazione. Silvio. Presidente, quale futuro lei si augura per i bambini di oggi? Presidente, quale futuro si augura per i nostri bambini? Presidente? Si vengono fatte il nome di due soggetti, il Berlusconi, e quelli venne a dire che avevano sede a quello del canale 5. Daviano mi disse che era quello del canale 5, aggiungendo che già qui c'è di mezzo uno solo un paesano, Zellucci. È chiaro che io, essendo mafioso, purtroppo essendo mafioso, grazie alla serietà di queste persone ci avevamo messo praticamente noi il paese nelle mani. Tutto il contrario della realtà. Inventate delle cose false e le raccontate in giro per il mondo, e questo è intollerabile, perché state giocando con la vostra democrazia, state giocando con il nostro orgoglio nazionale. Voi inventate le cose, non è tollerabile, mi dispiace. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano. Ma veramente non pensate di cadere nel ridicolo quando dite che in Italia non c'è libertà? E pensate che il primo ministro abbia i titoli e la capacità di interferire sulla libertà di stampa? Scherziamo, vero? Volete scherzare? Scherziamo. Berlusconi pedofilo! Vergogna! Berlusconi pedofilo! Vergogna! Berlusconi pedofilo! Ovvio! È così! È così! Protestate pure, ma è così! È così! È così! Se non vogliamo riconoscere la realtà, allora è così.